Ed eccoci qui su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo, insieme ai grandi chef d'Abruzzo, anche oggi insieme al nostro Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi. Oggi un piatto rustico. Un piatto rustico, un piatto ruspante, sì. Ruspante. Tante volte, perché tante volte io non sono amante delle paste al cucchiaio, però, però qualche volta ci sta. Si dice, mi ricerca, capito? Ci vuole. Ci vuole. È vero. E oggi facciamo una pasta al cucchiaio, cioè non è una pasta al cucchiaio, è una zuppa, non è una pasta al cucchiaio questa. Volendo ci si può aggiungere anche pasta, perché no? Questa è una zuppa di cozze e cicoria. Cioè, proprio piatto proteico, pieno di vitamine, di sali minerali, di fibre. Proprio semplice. Bravo il nostro chef. E abbiamo bisogno semplicemente di aglio, peperone dolce di Altino, l'abbiamo tostato, l'abbiamo fritto. Sì. Le cozze le abbiamo sgusciate, come ho fatto tante volte. L'importante è che quando si sgusciano i frutti di mare e bivalvi, si mettono in padella. Appena si apre, vanno subito tolte. Non lasciamole cucinare. Io consiglio sempre, man mano che si apre, stiamo a te, cominciamo a togliere. Non aspettiamo che si apra l'ultima cozza, l'ultima vongola. Cominciamo a toglierle man mano che si apre. Perché sti ridi? Perché devo raccontare una cosa? Perché una volta io, per farmi la figa, lo posso dire, ho mandato una foto al nostro chef dove avevo fatto una pasta con le cozze e io, sai, mi aspettavo il complimento, invece lui mi diceva, ma quando le si è fatte cuoce queste cozze? Ah, si vedevano un po'. Erano rimpicciolite un po' tra loro, da allora però aveva ragione, perché da allora ho capito che le cozze vanno trattate in questo modo. Però adesso, mentre raccontavi questa cosa, ricordavo quell'episodio ed effettivamente magari tante volte pensiamo di fare una cosa perfettamente e invece poi e ci perde il gusto, quindi non va bene. Cotture brevi. Non ci stanchiamo mai. Va bene, allora qua le cozze abbiamo aperte, le abbiamo sgusciate, le abbiamo lasciate nella loro acqua di cottura. Sì. Le cicoriette con tutte le coste le abbiamo sbollentate e raffreddate con acqua e ghiaccio, perché mi piace sempre lasciare il colore, la clorofilla, il verde della verdura, altrimenti diventerebbe un po' più scura. Non che non è buona lo stesso, però a livello visivo, a occhio, vederla scura non mi piace. E il peperone l'abbiamo privato dei semi, olio bollente con la pinzetta, proprio non lasciamoli cucinare, track e track. Okay. E poi se sono molli ancora, non ancora si induriscono, non vi preoccupate, perché poi come si raffreddano diventano croccanti. Ok. Perfetto. E allora iniziamo. Una padella, un filo d'olio. Un bel filone. Sì. Fatto così. Intanto le cozze che abbiamo sgusciate. Già sgusciato. Me le metto a scaldare. Ah, le dobbiamo solo scaldare? Sì, solo scaldare, perché le abbiamo già. E poi le cozze costano poco. E sono buonissime. Mi hanno affibbiato che si dice cozza a chi è brutte, però. Vado? Sì, puoi mettere a scaldare tranquillamente, però. Brutta come una cozza, ma poi perché? Io direi. Però è buona, capito? Buona come una cozza, si dice, non brutta come una cozza. Sfatiamo questo detto. Se uno mi dicesse sei una cozza, io. Prendi come un complimento. Esatto, togliendo un po' il discorso, sai, dell'immaginario collettivo, lo prenderei come un complimento. Le cozze sono buone. Buonissime. Forse perché, però, il detto deriva dalla cozza con il guscio, no? Perché effettivamente, sai, ha tutti insomma, quel groviglio di. Non è proprio bella da vedere prima di essere pulita, ma poi invece scopriamo. Una volta che la puliamo, no, diventa bella lucida, quel nero lucido, poi si apre, ma secondo me è anche bella. Qua l'aglio lo lasciamo, lo tagliamo. Quanto aglio, che buono. Lo tagliamo in proprio a rondelle, lasciamo proprio intero che ci occorre. Oppa, scusa gente. Ci occorre sapore, ci occorre. Questo è un piatto rustico, quindi comunque tutti i componenti del piatto si devono sentire. In special modo l'aglio, perché poi questo è aglio rosso di Sulmona. E che lo diciamo a fare quanto è buono, chef? Vado io all'aglio, chef? Sì, l'ho spento tanto. La cicoria, dopo che l'abbiamo lessata, ce la tagliamo a. A pezzettini? Sì. Perfetto, passiamo in padella.
Quindi facciamo soffriggere la nostra cicoria. Mettiamo il padello. Un po' di sale. Un pizzico di sale. Questa cicoria precedentemente sbollentata, ma veramente per poco, giusto? Sì, sì, per poco. Per poco e l'abbiamo messa in acqua e ghiaccio per mantenere il bel colore verde, giusto? Sì, sì, ci frantumiamo un po' di peperone. Queste cose, chef? Questo mo ci faccio vedere subito, Jennifer. Che profumo. Ecco qua, questa è bella insaporita. Che meraviglia! Perfetto, lo spegniamo, non facciamo cuocere più, manteniamoci croccante delle, delle coste. Si deve proprio sentire. Perfetto, le cozze bollono. A sto punto io vado già con l'impiattamento. Ah, siamo già pronti. Sì, 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 ricette veloci e ricette cotte. Abbiamo due bei crostoni di pane raffermo, uno lo mettiamo sotto. Spengo le cozze, chef. Sì, puoi spegnere, Jennifer, sì. E uno lo tagliamo. E uno lo tagliamo a, a dadini. Facciamo una sorta di pancotto, per esempio. Sì. Una via di mezzo. Ok. Abbiamo tutti gli elementi pronti. Quindi... Il nostro chef ha perso qualche arnese, no, trovato, ok. Ah, questa bella cicoria sopra la bruschettona, questo bell'aglio che si sente. Qui c'è tanto Abruzzo, perché abbiamo l'aglio rosso di Sulmona, il peperone, poi abbiamo le cozze che insomma fanno proprio parte di Vallevò, c'è sì. Tutto. È vero, Jennifer. Opla, facciamolo qua. Che meraviglia! Questo è un piatto. Questo per far capire per coccolarci. Che la semplicità in cucina è, la, è fondamentale. È importantissima. È veramente importante. Questo è un'esplosione di gusto, questo piatto, secondo me, chef. Ed è anche un piatto completo. Avendo aggiunto anche il pane, è perfetto. Come piatto unico anche. Ah, mancano i crostini addirittura. Pane tostato, quindi neanche fritto, proprio leggero. Sì, sì. Un filo d'olio a crudo. Beh, che dire di più? E a chi piace ci metto un po' di piccante o un po' di pepe, questo è facoltativo. Sì. Mi piace lasciarlo in tutta la sua semplicità, però ci sta bene un po' di pepe, però a chi piace, sì. Che non tutti, sai, il pepe certo. Che è intollerante, che è una cosa. E quindi, chef, qui abbiamo un piatto che è veramente semplice. È molto, molto semplice da rifare, però. Di grande impatto e di grande gusto. Di grande impatto e di grande gusto, sì. Grazie, chef. Grazie a voi e buona giornata. A domani. Le spezie sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità per il loro profumo, il loro sapore, la loro capacità di prolungare conservazione dei cibi e anche per il prestigio che davano a chi poteva permettersi di averli. Oggi è il modo di poter ridurre il consumo del sale e anche dei condimenti.